In questo caso ho girato l'interpellanza all'ATC e quindi leggerò la risposta che mi ha mandato il presidente di ATC Elvi Rossi, che è l'amministratore e gestore dello stabile. Dunque, scrive il presidente Rossi: prima di tutto occorre specificare che i fondi del contratto di quartiere di Via Arquata non erano fondi europei, ma fondi dello Stato, della Regione e di ATC. Le assemblee di condominio si sono svolte a partire dal 99 per far deliberare e approvare l'intervento. In tale occasione i condomini sono stati informati che le quote parte dei proprietari residenti sarebbero state anticipate dalla Regione. Si precisa inoltre che non è mai stato previsto un cofinanziamento regionale ed europeo per i proprietari residenti. Quando la direzione dei lavori ha chiuso la contabilità delle opere a settembre 2009, sono state convocate le assemblee per addebitare i consuntivi. In proposito, in relazione ai tempi di addebito, occorre considerare che il quartiere era composto da 34 condomini, 21 amministrati da ATC e 13 da amministratori privati. Inoltre, non tutte le assemblee avevano approvato subito i consuntivi. Per l'appunto, ATC ha svolto le assemblee nei condomini amministrati tra gennaio e febbraio 2010. Dei 13 amministrati, 9 non hanno approvato, per cui è stato necessario riconvocare le assemblee. Ciò ha comportato un ovvio allungamento delle tempistiche, anche perché per far partire gli addebiti in bolletta occorreva definire il quadro completo e univoco. Invece, nella maggior parte dei condomini amministrati da privati, le assemblee sono state convocate solo all'inizio dell'estate del 2010 e in quasi tutte le assemblee i consuntivi non sono stati approvati. Conseguentemente, ATC ha dovuto fornire agli amministratori privati ulteriori dettagli sui consuntivi, in modo da permettere loro di riconvocare in un successivo momento le nuove assemblee. È evidente come tutto ciò abbia comportato un ulteriore lasso di tempo per far partire l'addebito. Per quanto attiene eventuali scostamenti tra i preventivi approvati nelle assemblee condominiali e le cifre addebitate ai condomini, occorre evidenziare come, nell'esempio citato di Via Arquata 13, vi sia confusione tra il preventivo del condominio generale e quello dei condomini autonomi. Sostanzialmente il preventivo del condominio generale è stato di circa 68.000 euro e, sempre del condominio generale, la cifra successivamente addebitata e a sua volta suddivisa tra le varie scale è stata di circa 48.000 euro, quindi inferiore rispetto a quanto preventivato. Tuttavia, in alcuni preventivi dei condomini autonomi vi sono stati lievi scostamenti rispetto ai preventivi inizialmente presentati, ma non corrispondenti a quanto citato nel dispositivo dell'interpellanza. Ciò si è verificato in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono state realizzate a causa di imprevisti opere aggiuntive, ma comunque migliorative. Inoltre, a seguito di un contenzioso con l'impresa, ATC, in accordo con la commissione di collaudo ministeriale, ha riconosciuto un rimborso economico all'impresa. Gli uffici rimangono comunque a disposizione per fornire ulteriori e più specifici dettagli. Prego, consigliere. Grazie. Io ho presentato questa interpellanza ovviamente su segnalazione di alcuni abitanti della casa di Via Arquata, ma effettivamente, diciamo anche con le carte che ho visto, c'era qualcosa che non tornava, nel senso che da una parte addirittura già appunto nel 99, nel 2000 vengono approvati dei preventivi in lire che riportati in euro, poi fanno appunto cifre 60, 70 mila euro a scala, diciamo, anche già sommando la quota, diciamo, del condominio generale, la quota delle scale, cioè, e poi adesso nel 2014, alla fine di tutta la procedura, tra l'altro lavori chiusi in realtà per molte scale dal 2004, 2005, 2006, dopo 10 anni vengono chiesti 160.000 euro, 170.000 euro, per cui c'è più del doppio della cifra che risultava dal preventivo. Ora, è benissimo possibile che poi, diciamo, essendo trascorsi 15 anni nella complicazione che caratterizza i condomini in Italia, eccetera, le carte che ho potuto vedere io non siano complete, ci siano delle cose che mancano, cioè sicuramente questa è anche una questione che poi devono risolversi i condomini direttamente o i proprietari con il loro condominio, con ATC, però diciamo da quello
dovuto vedere, i conti effettivamente non tornavano e quindi la domanda a TC era come è possibile che la spesa sia stata così superiore al preventivo. Prendo atto della risposta di ATC che in realtà la spesa è sostanzialmente quanto preventivato, a parte qualche lavoro extra che può essere stato fatto, però a questo punto qui forse varrebbe la pena di chiamare in commissione ATC direttamente e quindi rimandarla in commissione e vedere direttamente con loro la situazione di questi condomini, perché se è possibile, perché un ambiente così, se no non abbiamo lei anche le carte su cui discutere. Capisco anche che l'assessore ovviamente non può rispondere per ATC, per cui... Va bene, quindi prendo atto della sua considerazione, rimandiamo in quarta più seconda. Io penso che però a questo punto, comunicandolo anche ai presidenti di entrambi, il ragionamento possa essere un po' più ampio e diffuso rispetto al tema ATC, visto che spesso i consiglieri in aula pongono il tema delle case popolari gestite da ATC, quindi...